Allora io a mia moglie la guardavo da tempo sempre sott'occhio così, non le andava a dimostrare Ah, niente. certo. Non andava a dimostrare niente. Si è capitato che facevano la fiera a Cuccolo e io venivo da Mandia, che andava anche io a Cuccolo, e c'era mio suocero Giovanni, la cugina Assunta, che andavano, e mia moglie Stella andavano alla fiera. Allora io venivo da Mandia con un pezzo di pane in mano, me lo andavo mangiando, l'ho buttato e ho corso appresso a loro. E siamo stati una giornata perdendo la fede che andavamo camminando e parlavamo. Mio suocero faceva, ma questo che vuoi trovando? Questo che vuoi trovando? E lo diceva più di una volta. E Stella le diceva, papà io non so che vai trovando lui. E poi ci siamo incontrati un secondo tempo e gli ho detto che volevamo fidanzare. Lei ha detto vieni a casa, parla con i genitori, vediamo che dicono. E così ci abbiamo fidanzato. Ho portato i genitori, tutti d'accordo. E poi io, mio suocero mi ha detto, dice, vedi che tu devi andare a fare il militare. Ah, io gli ho detto, ah no, lui va a fare il militare. Vedi che tu devi andare a fare il militare, mi ripeteva. E come battestato, io ho dovuto andare al militare e mia moglie mi ha aspettato. Mi sono venuto da finito il militare, sono venuto a Mandì, ci siamo organizzati, ci siamo sposati. Dopo 15 giorni siamo partiti in Svizzera e siamo stati 36 anni e 9 mesi.